4 pediatri che mancano in regione. Sì, mancano tantina di pediatri, ma mancano radiologi, mancano molti altri professionisti. Del resto è stata sbagliata tutta la programmazione a livello nazionale. Si dice che il futuro ci riserverà, se non si mette mano alla programmazione, una mancanza di circa 56.000 medici a livello nazionale, che è una roba strapitosa, paurosa. E che vuol dire che bisogna rimettere mano alla programmazione da un lato, e dall'altro, è bene dirlo, fare in modo di togliere il numero chiuso. Io sono contrario al numero chiuso all'università, anche perché i ragazzi devono essere selezionati sul campo. Infine penso che il governo potrebbe valutare un altro aspetto, è quello di valorizzare i professionisti che già abbiamo. In un periodo di emergenza, ad esempio, perché perdere professionisti a 65 anni che sono nel pieno del loro vigore professionale, che potrebbero magari restare qualche anno in più all'interno dei nostri ospedali e se ne vanno purtroppo in pensione al culmine della loro professionale, della loro esperienza di medico. Quindi magari prevedere in emergenza anche la possibilità di allungare l'età pensionabile in maniera volontaria, negoziabile con l'azienda ospedaliera, niente di obbligatorio, ma io conosco un sacco di medici bravissimi che resterebbero ancora volentieri a lavorare. Guardi, cioè, il tema di cercarli all'estero è tamponare un'emergenza. Noi preferiamo avere i nostri, però ovviamente fa bene Benazzi, perché nel momento in cui mancano bisogna trovarli da qualche parte, sti medici.